must own information. The breath was fading. Mi chiamo Ture Usman, ho 20 anni. I couldn't place. Catania mi piace, Catania. Perché tiene mare, tiene tante cose, mi piace a Catania. Usman Turek, per noi tutti è semplicemente Turek. Adesso è quasi un anno che è con noi, ha iniziato tramite una borsa lavoro. È stato importante per noi investire su di lui, così come abbiamo fatto anche con altri ragazzi, con altri progetti, perché è arrivato che non parlava bene la lingua, aveva problemi anche un po' a leggere anche le stesse comande. Però è stato un impegno ben ripagato il fatto di investire su di lui a livello di tempo e non solo, perché si capiva fin da subito che nonostante la sua giovane età era una persona che avrebbe rispettato tanto il lavoro e devo dire che ci ha dato tante soddisfazioni, si è integrato ottimamente nel gruppo, non solo lavorativamente ma anche al di fuori, quindi non sono poche le volte che anche fuori dal lavoro a fine giornata si va assieme a bere. Oggi forse dobbiamo fare due che... Quindi superiamo i 50, no? Sì, superiamo i 50. Vabbè. I miei colleghi mi piacciono, sono bravi ragazzi veramente. Però se loro parlano siciliano, esempio, mare, quasi, non capisco niente. Ho conosciuto, grazie a un mio fraterno amico, Michael e Causar. Diciamo che sono venuti a lavorare da me per i miei due ristoranti con un progetto lavoro. Causar ha preso subito in mano il lavoro come doveva farlo, Michael un pochino piano piano. Poi però diciamo che adesso sono tutti e due ambientati, sia che Causar è diventato un bravissimo aiuto cuoco, che Michael è diventato un bravissimo aiuto pasticcere. Maestro, dove era Michael? Qua. Mi chiamo Michael, ho 20 anni, vengo dall'Egitto. Sono arrivato in Italia a 17 anni solo una barca. Io con Causar sono conosciuto in comunità. Qualche giorno magari di sera siamo insieme. Lui sta lavorando in cucina, io sto lavorando nella pasticceria nello stesso posto. Allora, Michael diciamo che poi ha un rapporto con me, forse siccome lui è quello più difficile da capire perché ha un atteggiamento un pochino particolare, ma non perché è cattivo, è bravissimo, è che solo ha un modo di parlare. Sicuramente se qualsiasi persona lavora con lui non capisce che lui sta parlando normalmente, invece pare sempre seccato. Io però ormai l'ho capito, figurati che a casa mia, siccome purtroppo per problemi di invalidità, quando la domenica che mia moglie lavorava uscivo per portare mio figlio a passeggiare, mi portavo sempre Michael e lui stava sempre con me, mangiava con me, passeggiava con me, cioè viveva la vita insieme a me, perché è una persona a cui veramente mi posso fidare. Io volevo diventare pizzaiolo, perché mi piace tanto l'Italia e la sua cucina. Poi, quando ho cominciato a lavorare nel Bella Vista, mi hanno insegnato la pasticceria. Mi è piaciuta tantissimo e ho deciso di diventare un pasticcere. Ecco qua, grazie Franzi, alla prossima. Sì, grazie. Come va? Tutto a posto? Tutto bene, signor San. Sicuro? Sicurissimo. Devo dire che Omar si è integrato perfettamente in quello che è l'organico dell'albergo, riesce a fare con competenza tutto quello
che c'è da fare in albergo, quelle sono le sue mansioni, ma la cosa ancora più bella è che Omar, essendo un ragazzo solare, è riuscito anche ad entrare a far parte della vita insieme agli altri ragazzi dell'albergo, che si conduce proprio da cereale, per cui spesso lo vedo con i ragazzi dell'albergo uscire, fare le partite. Ah, è un bravissimo giocatore. Questo è per però invito con Suarez, il morso di Suarez. E poi quello che è veramente bello è che Omar è una persona molto positiva e ha anche delle discrete, anzi delle grandi ambizioni, perché oltre a fare quello che ora sta facendo vuole diventare un bravissimo cameriere, e non è cosa da poco, presto diventerà anche cameriere, però gli deve levare il mestiere, glielo deve levare al direttore, gli devi chiedere al direttore tutto quello che puoi fare. Io non so fare queste cose, il direttore però sì. Io dico al direttore, direttore, come si apparecchia? A destra, a sinistra? Come si apparecchia? Non lo sai. Ancora no, però lo saprai, presto lo saprai. Da 2 anni che vivo qua da Cereale, 1 anno e qualche mese così che lavoro a Hotel Maugeri. I gente mi sembrano che sono bravi, anche se non mi conoscono, poi mi sorridono. Penso che i gente da Cereale sono buoni, non sono cattivi proprio. Oh Mario, ciao, come stai? No, sto bene. Ci do un poco di pesca, che sono nuovo l'altra volta? Sì, anche io. Un po' di patata, la vuoi? Ciao, ciao. Ture Usman, Omar e Mike sono solo 3 dei tanti ragazzi che il Consorzio Il Nodo accoglie annualmente, sia nelle comunità per minori stranieri non accompagnati che nelle comunità che ha a disposizione di richiedenti asilo e rifugiati politici. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il Fondo Sociale Europeo, ha finanziato con l'avviso 2 il progetto Azione e Reazioni. Questo progetto ha previsto l'attivazione di molti tirocini formativi i cui beneficiari erano minori stranieri non accompagnati o neomaggiorenni. Questo ha consentito a molti dei nostri ospiti di arrivare all'autonomia in maniera graduale attraverso delle attività volte proprio all'accompagnamento costante sia nell'inserimento lavorativo che nell'inserimento sociale, perché questi ragazzi hanno avuto anche un aiuto nella ricerca abitativa, nella vita, nel primo step della vita fuori dalla comunità. Ora sei libero domani o venerdì? No, venerdì. Ah. Che cosa fai venerdì? Venerdì devi andare in moschea. Tutti i giorni lì, no? No, a parte alle mezzogiorno mi vado lì. Forse pensare a un senegalese, a un ragazzo senegalese che si occupa di tradizioni e di territorio siciliano, però è un po' la nostra filosofia, che spesso ci è stata anche criticata. Noi abbiamo un personale veramente multietnico, abbiamo persone che vengono da tutto il mondo, veniamo criticati perché qualcuno ci dice che facciamo lavorare troppe persone straniere, levando posto ai poveri giovani catanesi che sono disoccupati, però noi diamo spazio alle persone che rispettano il lavoro e che un po' rispecchiano la nostra filosofia, cioè che mettono tanta passione in quello che fanno, e Touré, devo dire, ci ha dato un grande riscontro. Il nostro ristorante si fanno tante cose. I panini di pizza napoletano e salate, tagliere di formaggi.
Il mio sogno è aprire un ristorante mio, dare lavoro ad altri ragazzi. Buongiorno, buongiorno Red, buongiorno Michael, buongiorno. Che stai facendo Michael? Benier. Bravo. Buongiorno, ciao Causar, che stai facendo tu? Besciamella, bravo, bravo, bravo. Ciao Michele. Ciao, e no, tu solo vedo che stai facendo. Avanti ragazzi, buon lavoro. Mi mandano a quel paese in italiano, io li mando in quel paese in italiano, e se hanno bisogno di dirmi qualcosa me la dicono in italiano. E la cosa bella di questi ragazzi, per fortuna, sono coerenti con il lavoro, nel senso che siccome hanno bisogno di lavorare veramente, prima di andarsene o dirvi qualcosa, cercano di spiegare il loro problema, che questa è una cosa importante nell'aspetto del lavoro. Invece ci sono persone a cui uno sta vicino, che dopo 7 anni di lavoro via, ti abbandona, come mi hanno fatto l'altro ieri. Invece loro cercano di capire, di spiegarmi se c'è un problema e vanno avanti. È veramente una bella esperienza per tutti, per il ragazzo e soprattutto per noi che insieme a loro cresciamo e capiamo veramente cosa vuol dire stare insieme, integrarsi e capire anche i problemi degli altri. Allora, alhamdulillah, amnenta. Alhamdulillah, io ci penso tanto alla mia famiglia perché mi manca tantissimo. Ho genitori e 3 fratelli. Mi piacerebbe le vederli, però per ora non posso andare. Mi piace giocare a calcio. Come i giochi italiani, per me è un pochettino diverso perché noi africani giocano a calcio, però non passiamo la palla. Ognuno vuole fare come fare dribbling dall'inizio fino a quando lui va a segnare il gol. Invece gli italiani passano, sai, però fanno troppo falli. Mi viene paura di giocare bene, bene. Però dopo la partita poi dimentichiamo tutto e poi comunque siamo sempre amici. Quando l'Italia è uscita nella Coppa del Mondo del 2014, poi ho visto tanti italiani che non hanno dimenticato, tipo 1 settimana, 2 settimane ancora parlano di queste cose, perché, come l'Italia non è andata avanti. E per me anch'io mi piace sempre le notizie di calcio, tipo calciomercato. Però gli italiani sono fissati. Oh, the band marched on in formation. The brass was phasing tunes I couldn't place. Windows open and raining in. Maroon, yellow, blue, golden, gray. The drunks were ricocheting. The old buildings downtown, empty so long ago. Windows broken and dreaming, so happy to leave what was my home. With the sky blue sky, this rotten time wouldn't seem so bad to me now. Why didn't I should be satisfied. I survived.